Siamo arrivati al penultimo incontro, oggi è l'incontro sulla sostenibilità e sull'aspetto dell'economia legata all'organizzazione sanitaria, cioè quindi è un po' il punto di partenza oltre che il punto d'arrivo questo della riflessione che dovremmo fare. Dovevamo avere anche il dottor Donzelli che avrebbe dovuto parlare del sistema di finanziamento del sistema sanitario, però per una malattia, succede anche ai medici di ammalarsi, non ha potuto esserci. Quindi oggi avremo la presentazione del professor Gavino Maciocco, che si occupa, professore di economia sanitaria, igiene, del Dipartimento di Igiene, che conoscete molti, e anche il suo sito che è molto bello. Quello che ha organizzato come Salute Internazionale, che è molto utile per la serie di documenti che mette a disposizione e le riflessioni che vengono presentate, e il tema è proprio quello della sostenibilità. Volevo dire, avremo più spazio proprio perché ci sarà una sola presentazione, quindi poi il dibattito su quello che Gavino Maciocco ci dirà, e dovremo poi riservare un po' di tempo a quello che sarà l'ultima iniziativa, che è la proposta di incontrarci il sabato 14 nella mattinata a scambiare delle idee e soprattutto a darci delle scadenze per il futuro, e anche dovremo parlare di quello che abbiamo proposto e che c'è già sul sito di Medicina Democratica, messo a punto da Antonio Muscolino, che è il questionario che a noi interesserebbe molto che venisse compilato da tutti, soprattutto da quelli che non ci sono, che erano presenti il primo, secondo incontro, poi non sono potuti essere presenti a tutti gli altri, perché ci piacerebbe avere una valutazione critica e utile a quello che abbiamo fatto per indirizzarci su quello che dovremmo, vorremmo o potremmo tutti insieme programmare e fare in futuro. Ok, ma adesso ritorniamo sul tema che è un po' conclusivo, perché direi che abbiamo visto dalla storia della medicina da cui siamo partiti, quindi l'aspetto il medico, che cos'è il medico, la scomparsa del dottore, ricordate Cosmacini, ai vari aspetti dell'assistenza nella pratica, e tutto questo come oggi sia sotto attacco in realtà a livello europeo, diciamo lì dove era nata sia insieme al welfare anche il concetto di assistenza e di diritto alla salute, diritto costituzionale in particolare per noi, ma che oggi viene messo un po' in discussione perché fa molto gola l'assistenza sanitaria, in quanto può portare molti soldi al privato a vario titolo. Su questo c'è un po' un pensiero unico, e allora l'impegno di Medicina Democratica insieme ad altri gruppi che stanno cercando un po' di mettere in discussione questo pensiero unico, oggi ha chiesto un po' a Gavino Maciocco di darci degli indirizzi, di darci delle ipotesi di sviluppo e di impostazioni critiche fondate, diciamo, sulle evidenze, sulla storia e sulle conoscenze. Ecco, ricordate, quello che cerchiamo di fare è una partecipazione alla discussione delle idee, alla formazione, al rinforzo, diciamo così, di una cultura che non accetti quello che ci viene propinato come appunto unica soluzione possibile, tornare o sviluppare il mercato e lasciare che il capitale o chi per lui organizzi tutto, e noi dobbiamo diventare dei semplici consumatori o clienti. Prego. Bene, allora, intanto ringrazio per questo invito. È stato un piacere, anche un onore, perché è raro trovare a giro, diciamo, dei corsi, delle conferenze con una tale intensità e varietà di temi, tutti focalizzati sul tema del diritto alla salute, con figure così importanti come Vineis, Cosmacini, eccetera. Quindi vi ringrazio, gli organizzatori, per questo invito. Io scendo, spero che l'audio si senta lo stesso, perché parto facendovi vedere questa figura. Allora, questa figura vi fa vedere una cosa che riguarda, vedete, la percentuale di ricchezza
che l'1% più ricco della popolazione detiene. E questo a partire dal 1913, per cui quasi un secolo di storia di come l'1% della popolazione ha nel tempo occupato, diciamo, la ricchezza di un paese. Allora vedete, all'inizio, e qui prendo in considerazione 5 paesi, prendo in considerazione gli Stati Uniti, che sono la linea più scura, la Gran Bretagna, la Germania, la Svezia e la Francia. Concentriamoci su quella degli Stati Uniti. Vedete, all'inizio del secolo, cioè prima della Grande Depressione, cioè prima del 29, l'1% deteneva quasi un quarto di tutta la ricchezza del paese. E gli altri paesi erano più o meno a questo livello qui, più o meno. Dopodiché, con la Grande Depressione, noi abbiamo avuto un progressivo riduzione di questa occupazione della ricchezza da parte di una piccola minoranza, e questo è avvenuto, se noi guardiamo quello che succede negli Stati Uniti, grazie alle politiche di Roosevelt e di Keynes, politiche che redistribuivano la ricchezza essenzialmente attraverso il meccanismo fiscale. Pensate che prima del 29 negli Stati Uniti quell'1% più ricco della popolazione pagava il 18% del reddito, quindi una piccola cosa. Quando entrò in vigore il New Deal nel 1935, con tutti gli interventi che furono fatti in termini di aumento della spesa pubblica per investire in opere pubbliche, per investire in ammortizzatori sociali, nelle pensioni degli anziani, pensione di invalidità, maternità, eccetera, ecco, noi abbiamo una progressiva riduzione fino ad arrivare alla fine degli anni 70. E qui noi abbiamo le politiche di Roosevelt, ma abbiamo anche in Gran Bretagna le politiche di Beveridge, quindi istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi noi abbiamo, dall'inizio del secolo fino alla fine degli anni 70, delle politiche che tendevano a redistribuire il reddito e a rafforzare lo Stato sociale. Poi alla fine degli anni 70, e noi tra l'altro abbiamo in Italia una data significativa alla fine degli anni 70, è il 78, del Servizio Sanitario Nazionale. Cioè noi alla fine di questo percorso in Italia siamo riusciti a fare quello che gli inglesi fecero qui nel 1948, cioè l'istituzione di un Servizio Sanitario Nazionale universalistico. E poi vediamo che con gli anni 80 la curva si inverte e vediamo che nel 2010, qui siamo nel 2008, quando abbiamo la crisi, quindi la curva tende un pochino a ridursi, però nel 2008 si era tornati esattamente alla situazione dell'inizio del secolo. E cos'è successo qui, in questo momento qui? Cosa ci abbiamo qui, in questi anni qui? E negli Stati Uniti lei? Quindi nel 79 c'è l'elezione della Thatcher in Gran Bretagna e negli Stati Uniti nel 1980 Reagan, che sono due icone, diciamo, di un nuovo corso, che certamente non è che sono stati proprio loro personalmente a determinarlo, ma evidentemente c'è stato un cambiamento di clima politico generale che ha prodotto questo cambiamento fondamentale, che è stato l'ingresso del neoliberismo, è stato il periodo tra virgolette della globalizzazione, quindi la liberalizzazione degli scambi commerciali, la caduta dei dazi doganali, delle tariffe per l'ingresso delle merci, la liberalizzazione della finanza. E quindi noi abbiamo un periodo in cui, diciamo, le disuguaglianze all'interno dei paesi diminuiscono in maniera formidabile.
l'equità diminuisce in maniera formidabile, aumenta le disuguaglianze. Questo è il dato che noi vediamo dalla nostra prospettiva. La nostra prospettiva ci dice che dagli anni 80 a oggi sono aumentate enormemente le disuguaglianze, anche perché tutti quei meccanismi che avevano generato la diminuzione delle disuguaglianze, cioè i meccanismi fiscali, il irrobustimento del welfare state, eccetera, sono arretrati notevolmente, soprattutto negli Stati Uniti, le politiche di Reagan, di Bush, ma anche la stessa Thatcher, erano tutte politiche regressive dal punto di vista dell'equità fiscale. Questa è la nostra prospettiva, che è una prospettiva che ci ha colpito in particolar modo, perché per esempio il crollo, la liberalizzazione, diciamo, del mercato delle merci ha fatto soffrire enormemente tutto il nostro settore manufatturiero, questo sappiamo perfettamente. Poi dal 2008 si è innescata anche la crisi finanziaria, tutte le questioni che voi conoscete perfettamente. Però proviamo a vedere cosa succede nel mondo, perché nel mondo questa fase qui, che noi chiamiamo la fase della globalizzazione, per alcuni paesi non è stata così terribile. Se noi prendiamo questa figura è una figura che ci ho messo un po' di tempo a capirla, me l'ha spiegata il mio amico Saracci, che è un bravissimo epidemiologo che lavora allo IARC di Lione e che l'ha fatta vedere a un convegno. Sono rimasto colpito perché era una cosa che avevo capito che c'era, però non così espressa così chiaramente come in questa figura. Credo che nessuno abbia visto mai questa figura. Allora, questa qui è la situazione della popolazione mondiale nel 1988. Qui ci stanno i più ricchi e qui ci stanno i più poveri. Chiaro? Nel 1988 la popolazione si distribuiva. C'erano i più ricchi da questa parte e i più poveri da quest'altra parte qua. Cos'è successo? Che dal 1988 al 2008 c'è una parte dell'umanità che è riuscita a crescere economicamente in maniera notevole. Il reddito medio di chi stava in mezzo, di chi stava tra il 15 e il 65% nel rank della ricchezza, ha avuto un notevole miglioramento. E chi sono questi? Sono i cinesi, sono i brasiliani, sono gli indiani, sono i vietnamiti, sono i turchi. Questo sapete cosa ha significato? Ha significato che circa 1.200.000.000 di persone sono passate dalla totale indigenza a una situazione non certamente di affluenza, però ed è cambiata, diciamo, il tenore di vita è cambiato in maniera significativa. Certamente a costi molto elevati, perché se noi vediamo come, diciamo, la rivoluzione industriale della Cina è molto simile alla rivoluzione industriale dei primi anni 800 in Inghilterra. Però non c'è dubbio che altri paesi come il Messico, come il Brasile hanno utilizzato questo aumento del PIL per investire in sanità, per esempio. La Thailandia. Noi oggi abbiamo un sistema sanitario brasiliano che, pur avendo, diciamo, un livello di spesa sanitaria che è meno della metà del nostro, è alla ricerca disperata di medici e chiama anche medici italiani, dandogli la possibilità anche di avere, diciamo, dei redditi anche piuttosto elevati. Per cui il mondo in questi anni, anche cogliendo l'opportunità della liberalizzazione dei movimenti delle merci, ha utilizzato. Ecco, cos'è successo invece a noi? Noi siamo qua. C'è una parte del mondo che questa fase l'ha invece subita, che probabilmente noi avevamo raggiunto livelli di ricchezza forse anche eccessivi complessivamente, utilizzando i dazi doganali e un certo protezionismo commerciale. Quando il protezionismo commerciale è venuto meno, siamo stati invasi dalle merci che costavano di meno.
e questo ha prodotto questo fatto qua. Mentre la parte più ricca, quell'1%, non ha minimamente subito questo processo di, tra virgolette, impoverimento o raffreddamento dello sviluppo, ha continuato a crescere più o meno come crescevano quegli altri. Questo è il quadro. Quindi questo che abbiamo visto prima è quello del mondo occidentale. Questo è il mondo globale. Però evidentemente noi dobbiamo guardare a casa nostra, perché ovviamente ognuno poi i problemi ce l'ha a casa propria e deve affrontarli e deve capire cosa sta succedendo. Anche perché, come vedremo, questa crisi economica qualcuno la vuole utilizzare per cambiare le carte in tavola, per esempio, dei sistemi di web, portando delle giustificazioni che non hanno, come vedremo, motivo di essere, perché i più colpiti da questo punto di vista come sistemi di welfare sono sistemi universalistici come quello italiano, come quello inglese, come quello spagnolo, che sono sistemi universalistici basati su servizi sanitari nazionali, finanziati attraverso la fiscalità generale, che sono quelli, come vedremo, che sono più economici. Per cui se uno dovesse dire, allora privatizziamo perché costa troppo il pubblico, allora uno potrebbe dire, beh, bene, avete ragione, ma se, come vedremo dopo, i sistemi sanitari nazionali finanziati attraverso la fiscalità generale sono quelli che costano di meno, perché li volete buttare all'aria per creare dei sistemi che poi costano di più? Perché questo è l'interrogativo. Allora evidentemente, come vedremo, quei 112 miliardi di euro che costa il Servizio Sanitario Nazionale italiano in termini di finanza pubblica, evidentemente fanno a gola a chi vorrebbe far transitare questi 112 miliardi di euro verso altri canali. Questo mi sembra abbastanza chiaro. E vedremo che, per esempio, in Spagna ci sono riusciti, perché in Spagna in un solo giorno, con un decreto reale dell'aprile del 2012, hanno fatto passare il sistema sanitario nazionale spagnolo a un sistema assicurativo. E hanno detto, nella Costituzione c'era scritto che i cittadini, cioè chi usufruiva del servizio sanitario si chiamavano cittadini, d'ora in poi si chiamano assicurati. Allora, credo che tra i libri che sono stati pubblicati ultimamente su questi temi, forse quello che è più bello, perché più completo, è questo, si chiama Vasto è il mondo, di Tony Judd. È un librettino che costa 9 euro, probabilmente c'è sicuramente qui dentro, probabilmente c'è. Tony Judd è uno storico inglese di origine ebraica, che poi si è trasferito negli Stati Uniti e che è morto recentemente di SLA, e ha scritto questo libro proprio nelle fasi in cui era completamente paralizzato. E cosa dice? Riporto una pagina. Per capire quanto siamo caduti in basso, prima dobbiamo renderci conto della portata del cambiamento avvenuto. Dalla fine del XIX secolo agli anni 70 del Novecento, le società avanzate dell'Ottocento sono diventate tutte progressivamente meno diseguali. Grazie alla tassazione progressiva, ai sussidi pubblici per i poveri, ai servizi sociali e alle tutele contro i colpi della sorte, le democrazie moderne si stavano liberando del problema degli eccessi di ricchezza e di povertà. Certo, restavano grandi differenze, i paesi scandinavi essenzialmente egualitari e le società dell'Europa meridionale notevolmente più variegate mantenevano le loro peculiarità, e le contrade anglofone dell'Atlantico e dell'Impero Britannico continuavano a riflettere differenze di classe di vecchia data, ma tutti a loro modo subivano gli effetti di un'intolleranza sempre più forte verso gli eccessi di disuguaglianza, mettendo in piedi programmi pubblici per compensare
l'inadeguatezza del settore privato. Negli ultimi 30 anni abbiamo gettato al vento tutto ciò. Certo, questo abbiamo varia da paese a paese. Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna gli epicentri dell'entusiasmo per il capitalismo senza regole sono riaffiorate manifestazioni sfrenate di privilegio privato e indifferenza pubblica. Le conseguenze sono evidenti. C'è stato un tracollo della mobilità intergenerazionale al contrario dei loro genitori e nonni. In Gran Bretagna e negli Stati Uniti i bambini oggi hanno speranze molto contenute di poter migliorare la loro condizione di partenza. Negli Stati Uniti stiamo osservando una inversione di una tendenza che durava da due secoli riguardo alla longevità. Noi tutti sappiamo, ogni 10 anni si aumenta di 2 anni più o meno la speranza di vita alla nascita. Quindi piano piano noi avanziamo e questa tendenza uno la considerava quasi una specie di cosa automatica che non avesse più fine, quindi si potesse arrivare chissà quando, arrivare a vivere 100 anni, 110 anni, eccetera. Allora, negli Stati Uniti stanno già vedendo che in alcune zone, soprattutto negli Stati del Sud, abbiamo una regressione, stiamo tornando indietro, soprattutto nelle donne americane, le donne afroamericane. Per la prima volta in 2 secoli le figlie vivranno meno delle loro madri. Per cui questo è, diciamo, una prospettiva che attualmente sta, diciamo, segnando alcune zone delimitate dei paesi, degli stati del sud, la Louisiana, il Mississippi, la Louisiana, eccetera, ma che come tendenza potrebbe poi riguardare anche altri. I poveri rimangono poveri. Lo svantaggio economico per la stragrande maggioranza delle persone si traduce in problemi di salute, opportunità scolastiche mancate e sempre più spesso dei sintomi tipici della depressione, alcolismo, obesità, gioco d'azzardo, piccola criminalità. Disoccupati e sottoccupati perdono le competenze che hanno acquisito e entrano in uno stato di ridondanza cronica per l'economia. La conseguenza spesso è ansia e stress, per non parlare di malattie e decessi prematuri. Allora, questo è, diciamo, il quadro che è confermato, devo dire, da varie ricerche. Questa qui, per esempio, è la situazione dell'Inghilterra. Qui vedete, c'è la solita scala da 0 a 100, qui troviamo i più ricchi e qui troviamo i più poveri. Questa linea è la linea della speranza di vita alla nascita e questa linea invece è la speranza di vita in buona salute. Allora, se noi guardiamo la differenza che c'è tra i più ricchi e i più poveri, i più ricchi hanno una speranza di vita alla nascita intorno a 82 anni e i più poveri 73, con una differenza di 9 anni. Però se noi andiamo a vedere la speranza di vita libera da disabilità, perciò in buona salute, vedete che la distanza è di 18 anni. E vedete che il livello, diciamo, di multimorbosità, perché di questo si tratta, in cui uno ha il diabete, l'ipertensione, l'asma, eccetera, eccetera, comincia a 53 anni nei gruppi più poveri, e quindi il periodo in cui questo gruppo di popolazione vive con una disabilità è molto più lungo di quest'altro gruppo. Questa, dunque, allora, se in Inghilterra sono 9 anni di differenza tra i più ricchi e i più poveri, questo è Torino, vedete, questo gruppo è il gruppo, diciamo, più benestante, questo è il meno benestante, e la differenza è di 5,6 anni, 80-74. Questa è un'altra figura che io non vi faccio, non ci sto molto, ma questo è per dire che questo è il livello di multimorbosità alle varie gruppi di età. Questa linea
la linea rossa è il, diciamo, sono il, vedete, il numero 1 sono i più ricchi e il numero 10 sono i più poveri. E allora vedete come il, diciamo, a 64 anni il 34% dei più ricchi ha una multimorbosità, mentre il gruppo dei, diciamo, dei più poveri ha un 50% di multimorbosità. Ma se noi guardiamo questa linea, vediamo che il gruppo dei più poveri, cioè la linea rossa, inizia ad avere molte malattie 15 anni prima del gruppo dei più ricchi. Questa è la situazione a Firenze, delle morte premature per livello di istruzione. Vedete, prendendo come base il, diciamo, i laureati e i diplomati, vedete che nel periodo 91-95 il gruppo che aveva una istruzione più bassa aveva circa il 70% in più di morire precocemente rispetto ai laureati e diplomati. 10 anni dopo questa percentuale si raddoppia e passa dal 70% al 140% in più. E questa è la mortalità per infarto prima dei 70 anni, e vedete che anche qui basso titolo di studio produce una probabilità maggiore di morire prematuramente intorno all'80%. Per cui queste, le disuguaglianze economiche si scaricano sempre sulle disuguaglianze nella salute. Allora, fatta questa premessa, una boccettina d'acqua. La vedete questa figura? Un pochino. Questi sono i paesi dell'OCSE. Sono i paesi più industrializzati, vedete, dagli Stati Uniti si arriva fino alla Turchia, Messico, Ungheria, Cile, eccetera. Questa è la spesa sanitaria del 2011. La barra c'è una parte più scura e una parte più chiara. La parte più scura è la spesa sanitaria pubblica e la parte più chiara è la spesa sanitaria privata. Questo è espresso in dollari, questo è gli Stati Uniti, $8,508 pro capite di spesa sanitaria totale, che è divisa quasi al 50%, non è proprio 50%, questo è il 47%, 53%, 53% spesa sanitaria privata, 47% spesa sanitaria pubblica. Gli Stati Uniti hanno $4,000 di spesa sanitaria pubblica pro capite. Perché questa, come si giustifica questa spesa sanitaria pubblica così elevata negli Stati Uniti? Perfetto, perché ci sono tre programmi pubblici che sono Medicare, che è per gli anziani, ed è un programma federale, quindi coinvolge tutti gli anziani indipendentemente dal reddito. Poi abbiamo Medicaid, che è il programma, diciamo, per i poveri, tra virgolette. Finora è un programma limitato ad alcune categorie di poveri. Con la riforma Obama prenderà tutti coloro che hanno un reddito familiare inferiore a $28,000 per una famiglia di 4 persone. E questo dovrebbe aumentare notevolmente, diciamo, dovrebbe ridurre notevolmente il numero dei non assicurati. E poi c'è il terzo programma, è quello dei militari e dei veterani. C'è anche probabile di far parte. Che è Medicaid? Medicaid e Medicare prende anche una parte di handicappati. Bene, quindi vedete che gli Stati Uniti hanno, nonostante tutto, hanno una
un livello che con una riforma Obama dovrebbe aumentare. Questa è la media dei paesi dell'OCSE, questa è l'Italia, e qui vedete i paesi che dicevo prima, la Spagna, il Portogallo, la Grecia, Nuova Zelanda, Islanda, Finlandia, Regno Unito, Irlanda, questi sono tutti i paesi che avevano sistemi sanitari nazionali finanziati attraverso la fiscalità generale. Mentre qui abbiamo, a parte la Norvegia, che anche questo è un sistema sanitario nazionale, ma molto ricco, perché in Norvegia hanno tanti soldi in questo periodo che gli derivano dall'energia, quindi si possono permettere un sistema sanitario veramente molto ricco. Ma a parte la Norvegia, qui abbiamo la Svizzera, abbiamo l'Olanda, abbiamo il Lussemburgo, l'Austria, la Germania, la Francia, il Belgio, cioè tutti i paesi con sistemi sanitari, tra virgolette, mutualistici, come avevamo noi prima della riforma del 78, cioè basate su casse mutue. Quindi sistemi che, come vedete, costano molto di più dei sistemi universalistici finanziati attraverso la fiscalità generale. Se prendiamo quattro paesi classici, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e l'Italia, vedete come la Francia e la Germania arrivino quasi al 12% del PIL come spesa sanitaria, 12%, e queste invece sono l'Italia e la Gran Bretagna, che arrivano poco sopra il 9%. Quindi ci sono 2 punti di PIL di differenza, 2.3 di punti di PIL. Quindi il nostro spread riguardo alla Germania è uno spread, diciamo, che del 2% in meno come spesa sanitaria. Se pensate a cos'è un punto di PIL, sono 12 miliardi di euro. Noi spendiamo, rispetto alla Germania, quasi 30 miliardi di euro in meno come spesa sanitaria. Certamente diamo anche molti meno servizi, perché, come dicevo prima a Giorgio, in Germania hanno un 1% del PIL destinato unicamente all'assistenza ai non autosufficienti. Dal 1996 hanno questo, diciamo, servizio. E infatti loro, mentre vediamo che i servizi sanitari nazionali, come quello italiano, l'inglese, lo spagnolo, per non parlare di quello greco, sono in gravissima crisi, quelli della Germania, dell'Olanda, della Francia non hanno subito quasi niente questa crisi. E questo è una figura che ci dice che, nonostante noi spendiamo meno e diamo anche meno servizi ai nostri cittadini, i livelli di salute non sono certamente peggiori. Questa qui è la mortalità evitabile, essenzialmente la mortalità di sotto i 70 anni, e vedete che in testa c'è la Francia, poi c'è l'Islanda e subito dopo c'è l'Italia come livello di mortalità evitabile. Qui troviamo la Germania, qui troviamo gli Stati Uniti. Questi sono dati OCSE che riguardano ancora il 2006, dovremo vedere, diciamo, dati più aggiornati, però questa è la tendenza riguardo a questi elementi. Cos'è successo complessivamente ai sistemi sanitari riguardo alla crisi? Questa è la crisi 2008, e immediatamente il livello di crescita della spesa sanitaria, che oscillava tra il 4 e il 6% nel decennio precedente, crolla quasi a zero a partire dal 2010. Questa però è la media, e crolla sia la parte privata, ma ancora di più la parte pubblica, che quasi arriva a toccare lo zero. Però ripeto, questa è la media, perché se noi andiamo a vedere cosa è successo nei singoli paesi, vediamo che la situazione è molto diversa da paese a paese. Questa barra più chiara è l'incremento della spesa sanitaria,
nel periodo 2000-2009 e la barra più scura è 2009-2011. Vedete, ci sono dei paesi che nonostante la crisi hanno continuato a crescere regolarmente, e non a caso ci abbiamo la Corea, il Cile, il Giappone, però ci abbiamo anche la Svezia, che è questa. Abbiamo la Slovacca, abbiamo gli Stati Uniti che nonostante la crisi sono cresciuti. Poi questa è la media dei paesi dell'OCSE che complessivamente un pochino sono cresciuti, però poi se andiamo a vedere quelli che hanno avuto una forte decrescita negli ultimi 2 anni, e dobbiamo ancora vedere quello che succede nel 2012 eccetera, vedete ci abbiamo la Grecia, meno 12%, piano piano li troviamo tutti quelli che erano già in basso nella scala, la Spagna, il Portogallo, il Regno Unito eccetera, fino ad arrivare all'Italia che ancora non mostra, c'è semplicemente uno zero dal punto di vista della crescita, non ha avuto ancora una decrescita. Questo sta avvenendo ora in termini reali, perché essendo zero la crescita, essendo aumentata l'inflazione, evidentemente qui in termini reali la decrescita c'è. Allora, l'argomento che mi è stato assegnato è quello di vedere cosa succede in Europa, e dell'Europa vi faccio vedere essenzialmente cosa è successo in 3 paesi, in Inghilterra, in Spagna e in Grecia. Dopo daremo un'occhiata all'Italia e poi apriamo una discussione insieme con voi. Anzi, però, se qualcuno intanto vuole fare qualche domanda nel momento in cui io mi bagno un po' la gola, è benvenuto, ovviamente. Domande? Più che domande, una considerazione, perché questi dati sembrano molto chiari, mentre nell'informazione corrente assolutamente non si riesce ad avere questa chiarezza di informazione. Questa è la tesi. E non sono dati molto difficili da spiegare? No. Prego. C'è differenza però tra il sistema universalistico pubblico e il sistema che ha anche le mutue. Per esempio la Grecia aveva anche le mutue e adesso le ha perse perché naturalmente c'è una forte disoccupazione, quindi c'è una certa differenza. Dunque, lei ha toccato un caso molto specifico, che è la Grecia, la quale negli anni 80 lei aveva le mutue come noi, e fece una riforma che andava verso un sistema universalistico. Però non mantenne i 2 canali, mantenne il sistema universalistico, cioè fondò un sistema universalistico mantenendo le mutue. Tant'è vero che la Grecia è un caso, diciamo, che ha avuto in certi momenti un eccesso di spesa, perché da una parte prendeva i soldi dalla fiscalità per tenere in piedi diciamo, una struttura pubblica universalistica, dall'altra parte le persone gli venivano tolti i contributi per mantenere in piedi le mutue, per cui c'era un doppio canale. Allora, dopo lo vedremo, è crollato il sistema sanitario nazionale perché non c'hanno più soldi e sono rimaste soltanto le mutue. E ovviamente chi non ha lavoro ha perso la mutua e quindi si trova completamente scoperto. D'altra parte, il Servizio Sanitario Nazionale serviva per finanziare per esempio gli ospedali, ed essendo crollato il sistema, oggi gli ospedali hanno, diciamo, difficoltà enormi ad andare avanti perché non hanno difficoltà a comprare farmaci, hanno ridotto drasticamente gli stipendi ai dipendenti, hanno licenziato 9.000 dipendenti, insomma. Altre osservazioni? Monti ci ha già preannunciato che il nostro sistema è molto dispendioso. Mentre pare che non sia così. È così. Quindi non spreca.
Il nostro sistema è un sistema che complessivamente non spreca, però ha delle differenze al suo interno terribili. E quindi noi abbiamo alcune regioni che complessivamente reggono e abbiamo alcune regioni come il Lazio, che a causa di dissennate politiche legate a neanche alla privatizzazione, al concedere al privato degli spazi enormi, quindi hanno aumentato a dismisura i posti letto nelle strutture private convenzionate, laboratori eccetera, hanno accumulato debiti enormi e ora sono costretti ad entrare dentro, ma una cosa è creare dei posti letto, un'altra cosa è toglierli, perché evidentemente togli posti di lavoro, toglie insomma una serie di cose che evidentemente suscitano delle resistenze terribili. Per non parlare poi di regioni come la Calabria e la Sicilia, dove abbiamo altri fenomeni completamente diversi. Pensate che a Reggio Calabria il 92% dei parti avviene per taglio cesareo, tanto per dirne uno, insomma. Quindi c'è in Italia 92%. Quando si è cominciato a divaricare, perché parliamo dell'universalismo, il momento è l'approvazione della legge di riforma costituzionale numero 3 del 2001, che ha cambiato completamente le regole del gioco. Allo Stato ha dato unicamente le competenze di definire i livelli essenziali di assistenza e alle regioni la totale autonomia dal punto di vista della organizzazione, della normativa, della gestione, e questo ha prodotto, in mancanza di una politica nazionale che veramente cercasse di svolgere un ruolo unificante, almeno dal punto di vista delle... ha fatto sì che le tendenze autonomiste hanno prevalso, e hanno prevalso in certi casi anche in maniera criminale, perché sappiamo bene qual è il rapporto tra sanità e criminalità in certe zone. E questo secondo me è uno degli aspetti che andrebbero assolutamente corretti, perché poi è successo che ovviamente molte di queste regioni hanno avuto piani di rientro, quindi hanno avuto il commissariamento e quindi sono stati costretti ad adottare determinate restrizioni, eccetera, e questo ha comportato ovviamente altri problemi. Pensate che in Calabria i direttori generali hanno sede presso la prefettura, perché sono protetti dall'ordine pubblico. Allora, questo è un articolo del British Medical Journal che dice: la crisi economica, qui parla dell'Inghilterra, ha offerto al governo l'opportunità che capita una sola volta nella vita. Come Naomi Klein ha descritto in molte differenti situazioni, quelli che si oppongono al welfare state non sprecano mai una buona crisi. Quindi questa crisi sta diventando l'occasione, per mandare all'aria sistemi che finora in qualche maniera avevano funzionato. Devo dire che qui appunto parliamo stasera brevemente di questi quattro paesi, l'Italia appena la sfioriamo, però sicuramente quella che più ci dovrebbe preoccupare dal punto di vista della relazione che c'è sempre stata tra quello che è successo in Gran Bretagna e quello che è successo in Italia. Noi siamo andati sempre dietro a quello che facevano gli inglesi, una specie di destino obbligato. Pensate, la prima legge di sanità pubblica fatta in Italia nel 1888, la legge Crispi-Fagliani, era quasi la fotocopia di una legge del Public Health Act fatto in Inghilterra nel 1848. Nel 1848 gli inglesi istituirono nelle città i Medical Officer of Health,
che erano i nostri ufficiali sanitari che furono istituiti con la legge Crispi-Pagliani. Noi abbiamo approvato nel 1978 la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, quasi simile, quasi uguale a quella che era stata approvata in Inghilterra nel 1948. Qui. E fu approvata appunto seguendo le indicazioni di questo signore che era William Beveridge, un economista che suggerì al governo di allora, che era tra l'altro presieduto da un conservatore che era Winston Churchill, una riforma che Churchill volle, che poi però fu approvata nel 1948 quando al governo c'erano i laburisti. E questa riforma è andata avanti, una riforma simile a quella che c'è stata in Italia, perciò con le USL, che loro si chiamavano Health Authorities, dentro cui c'era l'ospedale, c'erano i medici di famiglia, insomma erano strutture molto simili alle nostre USL, alle vecchie USL. Poi abbiamo nel 1991 la Thatcher riesce a fare una riforma diversa da come l'aveva pensata, perché lei voleva fare una riforma simile a quella americana, cioè voleva introdurre le assicurazioni private, però lo stesso Partito Conservatore si oppose e fece una riforma cercando di iniettare delle dosi di mercato dentro il sistema. E fece una riforma che fu presa pari pari dalla Regione Lombardia, cioè la divisione netta tra ospedale e ASL. Quindi fu creata una situazione di divisione tra le ASL e gli ospedali, cercando di fare sì che si creasse una competizione tra ospedali nei confronti delle quali le ASL facevano attività di committenza. Quindi le ASL acquisivano le prestazioni degli ospedali sulla base di un sistema, diciamo, competitivo all'interno del sistema sanitario. Questo sistema competitivo Blair disse di volerlo cambiare, trasformandolo da competitivo in collaborativo, però mantenendo sempre la distinzione tra ospedali e ASL. Però poi con l'andare del tempo Blair accentuò gli aspetti, diciamo, più di carattere mercantile e fece quello che non era riuscita a fare la Thatcher, cioè a introdurre non soltanto la competizione ma forti dosi di mercato privato che prima con la Thatcher non c'era. Quindi devo dire che in Inghilterra fino al 2005 la situazione per i cittadini inglesi era che non potevano scegliere il posto di cura. Se uno abitava a Leeds doveva andare nell'ospedale di Leeds, se usciva da Leeds doveva avere l'autorizzazione e quindi insomma era una situazione. Quando Blair introdusse la libertà di scelta fu presa come una specie di rivoluzione. Quando disse le persone devono scegliere tra almeno tra 5 ospedali diversi, fu considerata una grande innovazione. Noi in Italia questo problema qui non l'abbiamo mai avuto. Poi Blair andò ancora più avanti e disse i cittadini che hanno una lista d'attesa superiore a un determinato possono andare dove vogliono. E a un certo punto, quando si allungarono di molto certe liste d'attesa, come quella per la protesi d'anca o la prostatectomia, accettò, cioè dette la libertà di andare anche fuori del confine, e quindi i cittadini inglesi cominciarono ad andare in Francia, in Germania a operarsi, perché le liste d'attesa in Inghilterra erano troppo lunghe. E questo generò, diciamo, una forte anche così conflitto interno all'interno del sistema. Tant'è vero che quando ci furono le elezioni nel 2010,
I conservatori dissero: noi siamo quelli che difenderemo il sistema sanitario nazionale dagli eccessi di mercantilismo di Blair. Pensate a che punto si è arrivati. E quindi con grande sorpresa fu quando, una volta vinte le elezioni nel 2010, Cameron disse: la prima cosa che faremo sarà quella di cambiare il sistema sanitario nazionale. E quindi il sistema sanitario nazionale, con la legge del 2012, è cambiato il sistema sanitario nazionale inglese, non quello scozzese, perché in Scozia non hanno accettato quello che hanno fatto in Inghilterra, e non l'ha accettato neanche l'Irlanda del Nord. In Galles qualche cosa hanno preso, però la cosa riguarda esclusivamente l'Inghilterra. E in Inghilterra dal 1 aprile del 2013 il sistema sanitario è cambiato radicalmente. E questo è un po', questo qui è la copertina del British Medical Journal, che è il giornale dei medici inglesi, per dire che considerano la situazione, diciamo, molto pericolosa per il loro sistema sanitario nazionale. Questo è lo schema del sistema sanitario nazionale prima della riforma dei conservatori. Allora, qui ci abbiamo, fate conto, le ASL, che si chiamano Primary Care Trust, sono le strutture che ricevono la quota capitaria. Anche in Italia le ASL ricevono una quota capitaria sulla base del numero di abitanti. Dentro i Primary Care Trust ci sono i General Practitioner, ci sono i farmacisti, ci sono le varie specialità, ci sono le ambulanze, le pronto soccorsi, cioè le emergenze, eccetera. Questa invece è la parte delle cure secondarie, essenzialmente della parte ospedaliera, e ci sono i National Health Service Trust, che sono gli ospedali, aziende ospedaliere, trust significa azienda. E le aziende ricevevano i soldi sulla base di questo meccanismo di finanziamento dai Primary Care Trust, sulla base delle prestazioni erogate, eccetera. I Primary Care Trust erano coordinati dalle regioni, che qui si chiamano Strategic Health Authorities, e sotto c'è il governo e il Ministero della Sanità. Cos'è successo con la riforma? È successo che è stato completamente abolito questo sistema. È come se da domani non ci fossero più le regioni, non ci fossero più le ASL, e quindi scomparisse tutta la infrastruttura pubblica del sistema sanitario. Questo ha comportato il licenziamento di 50.000 persone, ovvero tutta la struttura, amministrativa del sistema è stata praticamente abolita. E come è stato sostituito tutto questo? È stato sostituito con un sistema che ha privatizzato tutta la parte della produzione dei servizi. Quindi, volendo schematizzare, in Inghilterra rimane ancora pubblico il sistema di finanziamento, cioè il finanziamento rimane pubblico, nel senso che i cittadini contribuiscono al finanziamento attraverso la fiscalità, il governo prende questi soldi ma li dà unicamente al settore privato per la produzione dei servizi. E li dà, ora vedremo come, li dà essenzialmente, questa è la figura ufficiale del pre, questa è la figura ufficiale del post, che non si vede così bene come quell'altra. Ancora più dispersivo. Allora, intanto una cosa immediata: tutta la parte che riguarda il public health, cioè che riguarda la prevenzione, che riguarda il controllo delle malattie infettive, che riguarda gli screening, eccetera, viene separata dal Servizio Sanitario Nazionale e passa alle local authorities, cioè ai comuni, alle municipalità. Quindi questa parte
viene scorporata dal Servizio Sanitario Nazionale e si capisce bene perché, perché tutto il sistema di finanziamento viene dato a questa casellina qui, che sono i Clinical Commissioning Groups, che sono i General Practitioner che si formano in consorzi, 211 in tutta l'Inghilterra, significa che mediamente hanno sui 300-350.000 abitanti, e quindi tenendo conto che in Inghilterra il rapporto medici assistiti è 1 a 2.000, sono circa 100-150 medici che si riuniscono a fare un consorzio. Questi Clinical Commissioning Groups ricevono loro la quota capitaria, come se fossero delle ASL. Cioè ricevono il 70% di tutto il Fondo Sanitario Nazionale va a questi gruppi di medici. E cosa se ne fanno di questa, di questi soldi? In parte pagano se stessi, pagano le loro attività, e in parte pagano i provider. E qui vedete, qui li chiama NHS Providers, che è una platea molto ampia di strutture ex pubbliche che diventeranno private e di privati puri che entreranno nel mercato. E a questo punto, com'è che i medici, questi Clinical Commissioning Groups, sceglieranno i provider? Dovranno fare dei bandi, dovranno fare degli appalti. Quindi a questo punto si apre un mercato nella produzione dei servizi specialistici di ricovero, che comporterà, diciamo, una competizione sul mercato sulla base di determinati criteri che verranno stabiliti da queste strutture centrali, che avranno il compito di monitorizzare, diciamo, l'effettiva instaurazione di un mercato all'interno della sanità. Tant'è vero che uno degli aspetti, diciamo, su cui British Medical Journal, che segue queste cose qui, come potete capire, in maniera quotidiana, e io me lo porto sempre dietro in viaggio perché è estremamente interessante leggerli. Ora, tra l'altro, come sapete, c'è stata la questione dell'apertura delle barriere, in modo che le persone possano andare dove vogliono, eccetera. E allora qui c'è un articolo che dice che questo potrebbe essere molto utile per l'Inghilterra, perché potrebbe attirare clienti dalle altre parti dell'Europa e aumentare il sistema di mercato, eccetera. Allora, tutto semplice sembrerebbe così. In realtà la cosa si sta complicando moltissimo. Si sta complicando moltissimo perché questo qui era già ampiamente previsto, perché uno potrebbe dire: chissà come sono contenti i medici di famiglia che si trovano, cioè, una valanga di milioni di sterline da poter spendere. No, la cosa non è così semplice. Primo, perché questo è un meccanismo di mercato, quindi se un Clinical Commissioning Groups va in deficit, chi paga sono i medici, quindi non è previsto che se uno fa un deficit poi la cosa vada in cavalleria. Secondo, perché non c'è una equivalenza tra ASL, tra le strutture che abbiamo visto prima, i primary care trust, che sono come le vecchie ASL, come le attuali ASL, con un confine geografico, la provincia di Bergamo, la provincia di Brescia. No, la popolazione dei Clinical Commissioning Groups è le persone che scelgono quei medici. Quindi i medici si mettono insieme per affinità,
E quindi può darsi che ci sia un gruppo di 150 medici, in parte che abita a Londra, in parte che abita nei sobborghi di Londra, può darsi che vada a Oxford, quindi non è una popolazione geograficamente definita. E questo apre delle questioni non da poco, perché per esempio potrebbero mettersi insieme i medici delle aree più ricche e lasciare i medici delle aree più povere mettersi insieme. E siccome hanno tolto l'indice di deprivazione nella definizione della spesa sanitaria, della quota capitaria, come c'era prima, è evidente che i medici tendenzialmente cercheranno di non avere troppi poveri tra i loro clienti, che sono quelli che consumano di più. Questo è un primo problema. Il secondo problema è che mentre i livelli essenziali dell'assistenza nel vecchio sistema erano garantiti dallo Stato, qui vengono garantiti da ogni gruppo. Ogni gruppo dice cosa io ti darò ai cittadini che si iscrivono. A propria scelta. E definiranno anche quali saranno le compartecipazioni alla spesa. Terzo punto, e dopo vedremo anche come sia complicata la cosa. Gran parte dei medici erano contrari, gli stessi medici di famiglia erano in maggioranza contrari e si sono opposti fino all'ultimo contro questa riforma, per un motivo molto semplice, che gestire questo aggeggio qua, questa cosa qua, non è semplice. E la gran parte dei medici dice: io voglio fare il medico, non voglio trasformarmi in amministratore o in gestore. E il governo inglese ha detto: nessun problema, non c'è nessun problema, ci saranno delle agenzie che faranno questo lavoro. E quindi stanno arrivando delle agenzie che stanno facendo proprio il lavoro, diciamo, amministrativo, contabile, di appalti, eccetera, dicendo ai medici: voi queste cose non ci pensate, noi vi pagheremo quello che vi dobbiamo, ma la parte, diciamo, amministrativa, gestionale, ci pensiamo noi. Sapete chi è la multinazionale che sta prendendo, che sta diffondendo questo ruolo? È un nome che a tutti noi è molto familiare. Io per esempio ci vado a nuotare in piscina, la Virgin. Io ho un grande dolore, ma è una piscina vicino a casa mia, ci vado volentieri, ma poi ho saputo che oltre ad avere business nel campo della musica, eccetera, è diventata uno dei principali attori nella gestione dei Clinical Commission in Blues. La Virgin, sì. Mi scusi. Prego. Dove stanno gli ospedali dentro? Gli ospedali sono qui. I providers. Ah, sono i providers? Sì. Privatizzati. Sono privati quelli privati privati. Diventano privati perché diventano fondazioni e quindi perdono ogni carattere pubblico. Diventando fondazioni diventano delle strutture con finanziatori diversi, banche, case farmaceutiche, eccetera. Ma è sempre la fiscalità generale che paga? Che paga? Per adesso è la fiscalità generale. Quello che sta emergendo è che questi clinical commissioning groups potrebbero diventare gli equivalenti delle CMO americane, CMO, Health Maintenance Organization, che sono delle strutture che fanno gestione dei servizi ma fanno anche assicurazione. Quindi una persona si assicura, quelle stesse persone che sono iscritte come me, come clienti dei medici di famiglia, potrebbero diventare un giorno le stesse persone che pagano per essere assicurate da quel gruppo di medici, che gli garantirebbero anche il resto delle prestazioni attraverso i providers. Allora, questo è quello che si sta muovendo in Inghilterra, enormi problemi, perché questo è, anche questa è una vignetta che è stata pubblicata dal King's Fund, che è
il principale istituto di ricerca in Inghilterra, quindi non è una vignetta fatta per prendere in giro, ma che dimostra come è diventato estremamente complesso il sistema. E la cosa nuova rispetto al programma iniziale è che lo stesso governo ha capito che i clinical commissioning groups da soli non riescono a svolgere il ruolo che era stato affidato, cioè quello praticamente di gestore di un'enorme quantità di soldi che dovrebbero servire a gestire tutta la salute dei propri cittadini, dalle cure primarie ai trapianti di cuore. E allora cos'è successo? È successo che hanno inventato due strutture di supporto, questo è Commissioning Groups Unit e in NHS England, che hanno il compito di supportare ma soprattutto controllare quello che succede qui nei Clinical Commissioning Groups. Vedete, questo qui è il Clinical Commissioning Groups e questo è il Competitive Marketplace in cui i Clinical Commissioning Groups dovrebbero muoversi per scegliere i loro provider di fiducia. Però insieme c'è tutto un intreccio di varie strutture che dovrebbero svolgere un'attività di controllo, di monitoraggio, di health watch, insomma. E qui c'è il people and patient che è sotto qui a vedere quello che succede. Nella diapositiva prima c'era la parte a destra che anche questa era scorporata. Il social, che anche prima era scorporata. Questa è la parte sociale che anche prima era scorporata perché, diciamo, mentre anche loro fino a un certo punto i servizi sociali erano integrati dentro i servizi sanitari, a un certo punto, questo era già successo negli anni Ottanta, li avevano separati, un po' come è successo da noi con l'ingresso della 502, la riforma 502 ha prodotto la separazione tra i due settori. Ma anche nel settore sociale c'è il provider, sono privati o privatizzati? O sì, anche qui vedi, social care providers, uguale. Sì. Anche se mi sembra inutile dirlo, è interessante parlare del Ministero del Ministero della Salute, certo. Che praticamente è scomparso, cioè è passato da un livello di centralizzazione assoluta, perché prima di questa riforma tutti i livelli dirigenziali dei primary care trust, degli ospedali, erano tutti decisi dal Ministero. Ora praticamente il Ministero è praticamente scomparso perché non ha più potere né di programmazione né di orientamento del sistema. Ecco. Da soli soldi. Una cosa del genere non si fa da un giorno all'altro, a parte le promesse elettorali in direzione completamente contraria, non c'è stata neanche opposizione a questo disegno. Gli unici che sono opposti sono stati i medici, devo dire, gli unici che hanno fatto qualche manifestazione. Però devo dire né il Labour né i sindacati hanno fatto grande opposizione. Se guardate sui siti, vedete su internet, c'è stata a Manchester una manifestazione, ma insomma poche cose. E sulla valutazione qualità, cioè mi chiedo il NICE o queste cose che compaiono. Di fatto hanno soltanto una funzione, mentre prima avevano una funzione perché erano gli organi del Ministero nella valutazione dei direttori e quindi delle varie figure. Adesso praticamente il NICE dà delle raccomandazioni, NICE è National Institute for Clinical Excellence, quindi è una sorta di struttura che emana linee guida, che fa valutazione dei servizi, ma evidentemente in questo sistema ha poco spazio. Ecco. E l'equivalente dei LEA viene comunque garantito o no? No, appunto, ora è compito dei singoli gruppi stabilire quali sono le prestazioni che vengono garantiti. Tant'è vero che
questi sono aneddoti, però sono venuti fuori, per esempio alcuni gruppi hanno cominciato a dire, beh, i pazienti che fumano avranno meno quelli che non hanno, che non seguono determinati stili di vita, avranno meno. Già, i devianti. D'altronde lo stesso Blair aveva già ventilato di imporre delle tasse per esempio, gli obesi. Certo, certo. Certo. Senta, ma quindi assicurazioni private ci sono? Dunque, allora, questo è un altro tasto. Fino adesso le assicurazioni private non c'erano, avevano un ruolo minimo. In un articolo sempre del British è venuto fuori che addirittura il British Medical Association, come per del resto fa anche l'Ordine dei Medici in Italia, raccomanda ai propri iscritti di iscriversi a un'assicurazione privata, integrativa, che è integrativa fino a un certo punto. Ecco, in certi casi è proprio sostitutiva. Sì. C'è qualche somiglianza con il sistema svizzero? Che è totalmente privato con l'assicurazione? No, il sistema svizzero è più simile a quello, non so, quello tedesco, quello austriaco, che si basa sulle assicurazioni. Però ecco, le assicurazioni, mentre in Austria, in Germania c'è una tradizione di assicurazioni sociali obbligatorie, molto, in Svizzera è molto più privatizzato, anche se c'è l'obbligo praticamente di assicurarsi tutti. I pazienti non hanno battuto ciglio. Gli è stato detto, guardate, non cambierà niente. Gli è stato detto, non cambierà niente, perché voi avete il vostro medico di fiducia. Continuerete ad avere il vostro medico di fiducia. Ora, mentre prima devo dire, cioè, il fatto del il meccanismo, come nelle HMO americane, il meccanismo dell'appalto del provider riduce la libertà di scelta. Forse questo è riduce, perché se io dico io faccio un contratto con un provider, con un ospedale che mi garantisce determinati prezzi, determinate liste d'attesa, alla fine io a quell'ospedale devo mandare i pazienti, perché se non gli mando i pazienti, che cavolo di contratto è? Evidentemente si creeranno delle vie preferenziali per andare in quell'ospedale, perché lì probabilmente ci sarà meno liste, meno tempi di attesa rispetto ad altre parti. Il paziente di quel medico deve andare all'ospedale che il medico decide che ha contrattato. Tant'è vero che negli Stati Uniti poi le HMO cosa hanno fatto? Hanno detto, ma no, noi non facciamo un contratto, noi per l'ospedale ce lo compriamo. E si è costituito, e le HMO hanno i loro ospedali e le persone possono andare soltanto nell'ospedale delle HMO. Dal punto di vista economico è ovvio, perché così si controlla meglio i costi. Per forza, esatto, di cose. Esatto. Questo ha anche più senso rispetto a sta logica. Perché lei ha detto che quello che fa succede in Inghilterra è la premessa di quello che succede. Finora è successo così. Quindi... Beh, ma in Italia la Consip, per quanto riguarda i prodotti, fa la stessa cosa. Non sono ancora servizi, sono solo parzialmente servizi. Ma la direzione è quella, se l'ha appena mostrato Report, no? Per Lombardia c'è la cosa che si sa, le cose, se no chi? Prima questa cosa limitata, poi si estenderà al resto. Allora, continuiamo nella nostra... Vabbè, questa è una lapide. I gruppi di medici,
sono 211. 211 gruppi in tutta l'Inghilterra. Costituito ogni gruppo 150, da 250. Ma come si governano questi gruppi? C'è un consiglio di amministrazione, è una società. È una società. Ma i soldi li diamo noi, perché ti danno la fiscalità generale. Mamma mia, che risparmio. Allora, molto brevemente, in Spagna con questo decreto reale che hanno fatto nell'aprile, decreto reale della fine dell'aprile del 2012, oltre ad aver tagliato 7 miliardi di euro, aver tagliato gli stipendi dei dipendenti del sistema sanitario in maniera notevole, hanno aumentato i ticket, insomma ne hanno fatte diverse, hanno tagliato l'assistenza agli immigrati, che prima era come noi molto libera, adesso è praticamente soltanto l'emergenza, ma la cosa più importante è che la nuova legislazione trasforma il sistema sanitario da un accesso universale a uno basato sull'impiego, cioè basato sull'assicurazione. E qui dice è un passo indietro, un ritorno agli anni 80, quando fu fatta la riforma del sistema sanitario universalistico simile a quella nostra del 78, con una grossa differenza, che il livello di autonomia delle regioni lì è ancora più avanzato che da noi, nel senso che lì addirittura diciamo il livello di finanziamento è un livello di finanziamento stabilito dalle singole regioni, per cui abbiamo regioni in Spagna che hanno differenti livelli di finanziamento, cosa che non avviene ancora in Italia, perché sapete la quota capitaria è uguale per tutta, è differente il peso all'interno di una singola regione tra il finanziamento che arriva dallo Stato e quello che arriva dalla singola regione. Per esempio in Lombardia l'80% arriva dalla regione attraverso l'IRAP, le tasse locali, e il 20% arriva dallo Stato. La Calabria è esattamente il contrario, l'80% arriva dallo Stato, il 20% arriva dalla regione, la Toscana metà e metà. Questo è. E in Spagna, anche a livello delle singole regioni, ci sono delle forti cambiamenti. Dunque, intanto cosa succede? Il fatto che è basata sull'impiego, chi non ha un impiego è un problema. Perché a questo punto, evidentemente, se uno non ha un impiego, ci sono dei meccanismi di protezione, ma insomma è evidente che, per esempio, i figli hanno dovuto mettere in atto qualche cosa per i ragazzi che vivevano in famiglia, che prima non c'era nessun problema perché ovviamente era universalistico, però oltre 26 anni diventano al di fuori della famiglia e quindi si trovavano privi di copertura assicurativa, per cui hanno dovuto allungare l'età diciamo, dell'appartenenza di un adulto giovane dentro la famiglia, insomma una serie di problemi. Nella Grecia abbiamo detto, dal 2008 è aumentata la mortalità infantile, in Grecia è ricomparsa la malaria, è aumentato enormemente il numero dei sieropositivi, quindi una serie di problemi di salute veramente notevoli. Dunque, quello che succede in Italia no, in Italia, ecco, direi che tutto si gioca su questa cosa qua. Questa, noi abbiamo detto, abbiamo 112 miliardi di euro di spesa sanitaria pubblica, che sono questi. Poi abbiamo circa 30 miliardi di euro che sono di spesa sanitaria privata, che sono in larghissima parte out of pocket, cioè pagate direttamente
dalle persone al momento dell'erogazione della prestazione, il dentista, lo specialista, i farmaci che non sono in fascia A, eccetera. C'è una quota piccola, ancora piccola, di assicurazioni integrative, come in termini di spesa. In termini di popolazione è più alta, perché voi sapete che 10 milioni hanno delle forme di assicurazione integrativa aziendale, però è integrativa, non sostitutiva, almeno come principio. Allora, ci sono due forti pressioni. Uno è quella, diciamo, di prendersi almeno una parte significativa di questa spesa sanitaria pubblica. E sono quelli che dicono: ma perché i ricchi devono essere dentro il sistema sanitario nazionale quando potrebbero tranquillamente farci un'assicurazione e quindi non andare a pesare sul sistema sanitario nazionale? Questa è una posizione tipica di Veronesi, lui l'ha scritto e lo ha ripetuto più volte. Chi supera una certa soglia dovrebbe uscire e rivolgersi alle assicurazioni private, si formerebbe una categoria a parte che stimolerebbe il mercato dell'assicurazione. Questo è Alesina e Giavazzi, un mese sì, un mese no, anzi quasi sempre, quando escono su questo tema, e loro accompagnano questa cosa dicendo: allora noi a chi esce fuori dal sistema sanitario nazionale riduciamo le tasse. E quindi ora questa storia, che apparentemente può sembrare anche avere un qualche senso, avrebbe degli effetti semplicemente distruttivi per il Servizio Sanitario Nazionale, semplicemente distruttivi, anche perché queste cose qui le abbiamo già viste all'opera, in America Latina sono quasi la regola, cioè se ci sono i sistemi sanitari nazionali sottofinanziati e chi ha soldi non ci va negli ospedali del governo che sono poco attrezzati e con poca qualità, si fanno le assicurazioni private e vanno negli ospedali buoni, questo è il sistema. Ma questo qui fa sì che poi il sistema sanitario pubblico funziona male e ci vanno soltanto i poveri. Questo è il destino, perché cosa succede? Se io dico siete liberi di uscire dal sistema, è evidente che chi esce sono quelli che hanno più soldi, ma sono anche quelli più giovani e più sani. E quindi il sistema sanitario pubblico si trova ad avere meno risorse per assistere la parte, diciamo, più fragile del sistema. E poi non si dice mai che un sistema sanitario privato è un sistema sanitario selettivo, cioè che non è che ci stanno tutti, l'abbiamo visto con la riforma di Obama, le resistenze ci sono state, perché se io tolgo alle assicurazioni il potere di selezionare i miei clienti, li tolgo l'elemento più forte che genera profitto, perché se io faccio entrare dentro quelli sani, è evidente che l'affare è assicurato, se c'entrano molti malati la cosa si complica. C'è una polacca lì tutta la vita. Manca un semplice diabete, tanto è vero che anche nella nostra assicurazione che ci consiglia l'EMPA, che poi è quella dell'Unipo, Unisalute, ci è detto chiaramente, non vengono riconosciute le malattie preesistenti. E poi se sei un alcolista, se hai problemi di sossicodipendenza, non se ne parla neppure, insomma, ecco. Quindi cosa succede? Succede che è evidente, se una persona finché è in buona salute eccetera o ha malattie leggere tutto bene, se sorgono problemi questo ritorna a pesare sul servizio pubblico.
Quindi queste cose andrebbero spiegate molto bene, cioè le assicurazioni garantiscono il rischio, non proteggono, non proteggono i malati. Questo è il primo. Poi ci sono quelli che pensano di occupare con il settore assicurativo questo, che ha una sua logica, perché questo è un settore out of pocket, cioè paga chi si ammala. Ticket, eccetera. Ticket, ma anche le prestazioni pagate direttamente. Paga chi si ammala. Paga chi si ammala. Allora, qui dice, la logica dice, allora questi qui proteggiamoli con delle assicurazioni che si riferiscono a questo tipo di consumi, che sono le attività diagnostiche e specialistiche. È il discorso che fa il presidente della mia regione, Enrico Rossi. Lui dice, questo settore ormai è già in mano quasi completamente al privato, perché i ticket sono così alti che la gente preferisce andare direttamente a pagamento, piuttosto che aspettare 3 o 6 mesi e pagare un ticket più alto della prestazione che darebbe il privato. Questo, anche questo sembrerebbe una cosa logica, meglio che paghi una distribuzione diffusa del rischio piuttosto che far pagare chi si ammala. Però separare, far uscire di fatto dai livelli essenziali dell'assistenza tutto il settore della specialistica e della diagnostica, che è il settore dove si concentra il massimo dell'inappropriatezza e dei consumi e degli sprechi, significa, secondo me, mettere una mina sotto il sistema sanitario nazionale, un'enorme mina sotto il sistema sanitario nazionale, anche perché io, occupandomi io direttamente dal punto di vista della vita quotidiana di gestione delle malattie croniche e del ruolo che devono avere per esempio i medici di famiglia nella gestione delle malattie croniche, se i medici di famiglia non hanno accanto gli specialisti per gestire le cose complesse, le malattie croniche i medici di famiglia da sé non ce la fanno a gestire. Però questi specialisti devono stare dentro il team, non possono stare fuori, come è previsto per esempio con i CREG lombardi, dove lo specialista glielo dà un'agenzia che sta fuori dal gruppo dei medici di famiglia. Quindi il separare le attività specialistiche e diagnostiche dal resto del sistema, estromettendolo dai livelli essenziali dell'assistenza e mettendolo in mano alle assicurazioni, secondo me è una scelta, io gliel'ho detto più volte al presidente della mia regione, poco ascoltato, perché lui su questa linea ha fatto un piatto d'acciaio con poteri forti, veramente forti, e quindi non si smuove da questo orientamento. Io purtroppo tra un quarto d'ora andrò via, che c'ho il treno. Allora, no, il problema è che è proprio l'ultimo treno, a meno che Giorgio non mi trovi una soluzione diversa, io questo treno dovrei prendere, per cui direi che le cose più importanti che devo da dirvi ve le ho dette. Volevo finire con due cose. Uno è che, come è stato accennato, se non c'è una rivoluzione dei pazienti il sistema non si muove. Spagna c'è stata, no? Maria Blanca. Cioè i pazienti non soltanto per riaffermare i loro diritti, ma anche per saper gestire da sé le proprie malattie. Questa è la grande sfida che ci pone oggi la questione della sanità, dove abbiamo malattie che durano 20-30 anni e che o la persona è in grado di sapersela gestire da sé, dal punto di vista degli stili di vita, della gestione dei farmaci, eccetera, oppure è evidente che pensare di affidarsi ai tecnici della salute è una specie di gioco a massacro, perché i tecnici della salute saranno sempre quelli che tenderanno a caricare di esami, di farmaci, eccetera.
e l'altro è questa idea di essere attenti alle prescrizioni. Voi sapete, in Italia c'è questo movimento slow medicine che tende a considerare i processi di cura in maniera molto, molto austera, molto attenta anche alle decisioni del paziente, ma soprattutto attenta anche a dare le cose efficaci, le cose utili. Attenzione, perché qui dedico soltanto pochissimi, però c'è stato un momento nella storia della medicina, ci siamo passati tutti, quanti ci sono diversi medici immagino qui dentro, qualche medico ci sarà, noi abbiamo vissuto un pezzettino della storia della medicina in cui l'evidence-based medicine avrebbe risolto i problemi della medicina, standardizzando i processi di cura. I pazienti sarebbero stati indirizzati attraverso dei meccanismi per cui avrebbero avuto le cure migliori e più efficaci, perché questo era stato provato. Allora, tutta questa cosa qui ovviamente è stato molto utile in questo processo, perché è servito a evidenziare tante cose che non servivano, eccetera. Purtroppo questo meccanismo oggi è entrato in una crisi praticamente irreversibile, perché questo meccanismo funzionava per le singole malattie. E poi si è scoperto, ma questo ce l'hanno detto purtroppo un po' dopo, che tutti questi trials che sono stati fatti venivano fatti su categorie di pazienti molto ben selezionati. Per esempio, il diabete erano tutti uomini, giovani, che non prendevano nessun altro farmaco, che non avevano nessun problema psichiatrico, e quindi tutti una selezione molto netta. E quindi erano tutte linee guida che riguardavano quella determinata categoria di pazienti, che in molti casi era completamente molto lontana dalla realtà. Oggi il fatto della comorbosità, il fatto cioè che la stragrande maggioranza delle persone hanno non una, ma due, tre, quattro, cinque. Io la mattina mi sveglio e dico: oggi non ce n'ho nessuna, qualche volta mi trovo ad averne tre o quattro insieme. E questo dipende dalle giornate. Anche questo è un altro modo di vedere la salute, no? Perché c'è la definizione dell'OMS che dice: lo Stato è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, e allora siamo tutti malatissimi probabilmente. e allora la nuova definizione è che la salute è la capacità di adattarsi alla propria vita e gestirla nella maniera migliore possibile, e di sentirsi sani nonostante le malattie, perché questo poi è quello che avviene nella realtà. Chiudo. Ma per fare questo devono cambiare l'articolo 32 della Costituzione? No, assolutamente no, ci mancherebbe altro. Perché ha fatto questa osservazione? Ecco, perché il diritto alla salute mi pare che scompaia un po' questo cambio. No, perché io mica dico che la salute cambia, cioè cambia la definizione di salute se io dico che la salute è soltanto uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, riduco, cioè, trasformo tutti i malati oggi, perché quella definizione fu coniata nel 1946, quando le malattie croniche erano rare e c'era l'avvento degli antibiotici. Allora era giusto dire: io, se ho una persona con la polmonite, devo guarirgli la polmonite e farlo ritornare allo stato prima della polmonite, quindi ridargli il completo benessere fisico, psichico e sociale. Però questo non ha nulla a che vedere con il diritto alla salute, perché il diritto alla salute è la difesa della salute delle persone. E quindi nel momento in cui io sto male e mi sento male, ho bisogno di essere tutelato. Però quando sto male, io posso essere, quando sto bene, posso avere anche le mie malattie. Cioè, voglio dire, questo, il cambiamento del concetto di salute non ha nulla a che vedere con l'articolo 32 della Costituzione. È un modo per cambiare, secondo me,
questo, io purtroppo forse mi sono spiegato anche male, questo qui è stato il frutto di una discussione tra filosofi, tra bioeticisti, medici, magistrati, per dire che le persone devono essere aiutate a gestire la propria condizione e la capacità di gestire la propria condizione può far sì che una persona conviva molto bene con una o più malattie, senza bisogno di considerarsi, tra virgolette, malato. Ecco, questo era il concetto. Quindi sì. Un approccio diverso. Un approccio un po' diverso, che mette al centro di nuovo la persona e non la malattia. Ci sarebbe a che fare, va bene. Queste cose qui le trovate molto spesso in questo sito che Giorgio all'inizio aveva molto carinamente accennato.